largo il patatum della città, largo. La 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 la. Presta bottega che l'alba è già presto. La 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 la. Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Carissimi telespettatrici e telespettatori, eccoci tornati a questo nostro contatto settimanale, un contatto visivo per voi. Per me siete una folla di fratelli e sorelle nei luoghi più impensati in questo momento. E ancora più impensati quando rivedrete le prossime trasmissioni, perché questa puntata che va in onda, poi domenica, lunedì, martedì, lunedì, mercoledì, venerdì, sarà sempre la stessa e troverà sempre nuovi spettatori, nuovi ascoltatori, in luoghi diversi da come si sono trovati domenica o lunedì. So che alcuni la vedono e rivedono tutti e quattro i giorni della settimana. Alcuni più volte nello stesso giorno. Sono notizie che attingo direttamente da voi quando, incontrandomi, mi dite la vostra posizione e il vostro interesse e la vostra posizione di ascoltatori. E voglio iniziare questa trasmissione con questa bellissima preghiera che si trova in un libro scritto da un nostro quasi concittadino, lui è originario di Isola, e Don Vito Morelli, un paolino che vive ad Alba, in Piemonte, dove c'è la casa madre dei paolini, dove Don Giacomo Alberione ha avviato queste grandi famiglie che lui ha voluto per la comunicazione sociale. Padre di tutti, grazie, Signore, perché al mattino, alla sera, sempre, in ogni momento della vita, tu sei padre di tutti, dei piccoli e dei grandi, dei santi e dei malati, dei poveri e dei ricchi. Sei padre di quanti ti cercano, ma anche di coloro che non ti pensano mai. Tu sei ovunque, oh Signore, in chiesa, in famiglia, a scuola, al bar, al lavoro. Tu sei sempre presente perché sei dappertutto. Ti prego, oh Signore, sostieni anche oggi i malati, benedici i poveri, conferma gli sfiduciati, rialza chi è caduto, sazia chi ha fame, rafforza il debole, incoraggia i paurosi e aiutaci a cercarti sempre e a saperti riconoscere in tutti i nostri fratelli. Io molte volte vi ho parlato della preghiera e questa preghiera vuole essere un richiamo al nostro modo di pregare, perché so che c'è gente che prega molto,
prega male. C'è gente che sta incollata giorno e notte alle varie Radio Maria, Radio 2000, Radio Padre Pio, tutte bellissime istituzioni religiose che aiutano il popolo di Dio a sapere, a conoscere, a sentire e a pregare comunitariamente. Perché pregare è importante. Io sono un sostenitore del dialogo. Vi ho spiegato più volte che ci sono due parole originarie dal greco, dialogo e diavolo, che hanno la stessa radice. Il dialogo è una particella verbiale greca che vuol dire vicendevole. Logos vuol dire parola. Dia è parola dell'uno all'altro e dell'altro all'uno. Vicendevole. Il dialogo. Quando c'è il dialogo, c'è tutto. Io agli sposi che ho il piacere di unire in matrimonio, raccomando sempre, dialogate fra voi. Il giorno in cui non avrete più niente da dirvi vuol dire che è finito il vostro matrimonio. Perché se impostate bene il vostro rapporto, ma proprio in modo totalitario, riuscirete anche a dirvi alcune cose segrete. Perché tra moglie e marito non dovrebbero esserci segreti. Anche alcuni segreti, per esempio, la moglie che dice che ha avuto una tentazione perché ha visto quell'uomo, ma poi mi sono ripreso perché ho pensato a te. Ah, quello dice, hai pensato un altro, hai guardato un altro. Ecco. Allora si spegne il dialogo. Come il marito, sai, in ufficio una tentazione continua, c'è una signora, una mia collega, così, così, così. La moglie che comincia subito a farla gelosa, ah, ma sei tu che... Se il dialogo è continuo, può entrare anche in questi particolari segreti senza che si scuota niente, perché... aumenta la fiducia vicendevole, cioè, mio marito mi dice tutto, mia moglie mi dice tutto, anche quelle cose che magari potrebbero un po' far dispiacere all'inizio, ma poi uno pensa, me l'ha detto. Come anche il rapporto fisico tra marito e moglie, io non lo concepisco se non preceduto da un dialogo che si fa sempre più intenso, che si fa ricco di coccole e che ti porta poi al rapporto definitivo dell'uno nell'altro. Dialogo. E la comunicazione. Dio è parola. Gesù, quando è venuto nel mondo, è stato definito il Verbo di Dio, la parola di Dio fatta carne. Perché la parola è l'espressione più alta dell'umanità. Io dico sempre, ripeto sempre, che l'uomo è animale. Perché tre sono i regni esistenti in natura. C'è il regno minerale, c'è il regno vegetale, le piante, e il regno animale. Non c'è il regno umano. All'interno di questo regno animale c'è questa categoria speciale
che è l'umano, che si distingue dalle altre, dagli altri animali, perché ha qualcosa che gli altri non hanno, la ragione. La ragione che ha bisogno di esprimersi attraverso la parola. Perché che io ragioni e non posso esprimere questo mio raziocinio verso l'altro, sarebbe come avere qualcosa che è chiuso ed è inaccessibile agli altri. Quindi la parola è il momento più alto che esprime la nostra differenza con gli animali, i quali hanno dei versi, hanno dei modi di esprimersi, non sono mai una parola. Il padrone di un cane, a furia di praticare col suo cane, capisce quando vuole mangiare, quando vuole uscire, ma non perché il cane gli dica voglio uscire, perché fa una serie di gesti a determinate ore che dicono al padrone, che è il suo padrone, che un altro non li capisce, che vuole uscire, che ha bisogno di mangiare, che ha bisogno di fare i suoi bisogni. I gatti, per esempio, devono trovare il loro recipiente con la segatura. Se la porta è chiusa, si lamentano, perché non sporcano in casa i gatti di per sé. Poi, siccome non sappiamo curarli, allora fanno i bisogni dovunque e puzzano. Ma non c'è un animale più pulito del gatto. Si pulisce da sé. I gatti non si possono lavare, non si bagnano i gatti, loro si puliscono. E allora il dialogo, qual è il contrario del dialogo? Il diavolo, che viene da un verbo diaballo, che significa scontro vicendevole, scontrarsi l'uno con l'altro. Dialogo, parlarsi l'uno con l'altro, scontrarsi l'uno con l'altro. Per cui dove non c'è il dialogo c'è il male. C'è la disunione, c'è il contrasto, c'è la rissa, c'è tutto. Quante liti potrebbero essere composte da un sereno dialogo? Quante volte io agli sposi la prima cosa che raccomando, dico, vedete, io non è che ho grandi cose da raccomandare, una principale sì. Non aprite una discussione fra voi quando siete nervosi, mai. Magari l'uomo rientra dal lavoro un po' affaticato, soprattutto se è un uomo che ha dei clienti, i quali ti fanno arrabbiare, e siccome il cliente ha sempre ragione, lui deve tacere, però arriva a casa e vorrebbe sfogarsi, qui sulla porta comincia, che puzza, che qua, che là. E la moglie, invece di dire, tu cominci sempre, quando arrivi, dice, senti, adesso mangiamo, che poi discutiamo. E quindi lui si calma, si lava le sue mani, si siede a tavola, mangiano, specialmente se il cibo è stato sostanzioso e buono come piace a lui, allora è più soddisfatto e allora ecco, si comincia a parlare, si può affrontare un argomento, perché non si è nervosi. E anche se c'è una diversità di vedute fra l'uomo e la donna, però ci devono essere le diversità, mica siamo standardizzati. La donna più saggia che dice, vabbè, facciamo come dici tu. Poi, più tardi, quando ormai è tutto calmo, dico, hai pensato però che se facciamo come hai detto tu, può succedere questo, questo e quest'altro. Ah, si dice, hai ragione, allora facciamo così. E cioè dire, si fa come aveva detto la moglie.
Non è che il marito dica, ah, ho detto io, tu devi obbedire, né la moglie dice, perché l'hai detto tu. È stato qualcosa che nel dialogo reciproco è affiorato come la cosa migliore da fare. Ecco, la forza della parola. Noi questo rapporto di dialogo dovremmo averlo prima di tutto con Dio. Però non lo conosciamo Dio. Tutta questa difettosità nella nostra vita religiosa dipende da noi preti. Purtroppo è colpa di noi preti tutto ciò che è deficitario nella vita religiosa. Perché noi siamo i maestri. Nella vita della Chiesa il sacerdote è maestro. Non può permettersi di parlare di cose inutili o sbagliate. Deve essere sempre maestro. Dovunque si trovi. Non impancandosi a messa, ascoltate tutti che parlo io, no. Ma anche nel dialogo così semplice, fare apparire sempre il pensiero di Dio. E c'entra sempre. Quanti uomini si allontanano dalla Chiesa perché la Chiesa non sa dialogare. Quante persone mi dicono, io non credo in Dio. Ah, perché sei un ignorante. No. Senti, ma tu che cosa intendi che non credi in Dio? Per esempio non mi va di andare in chiesa. Allora vedi, tu non è che non credi in Dio, non sei praticante. Magari hai un cattivo concetto dei preti, e non vai in chiesa. Quante persone mi dicono, io sono stato scandalizzato da un prete e non sono andato più in chiesa. No, scusate, ma voi in chiesa ci andate per il Signore o per il prete? Capisco che il sacerdote deve essere esemplare, siamo d'accordissimo, però non perché una mamma è una mamma cattiva, io dico, tutte le mamme sono cattive ed è un guaio essere mamme, una conseguenza che mi sembra stordita e stonata. Quella determinata mamma non è una buona mamma. Allora, non è una buona mamma e semmai mette in risalto col suo non essere una buona mamma il valore delle mamme che sono buone, che sono valide. Io non mi confesso quel prete perché dovrei dire i miei peccati a lui che so che fa questo, questo e quest'altro. Non andare da quel prete, ce ne sono tanti. Sceglitene uno. Ma non puoi interrompere questo rapporto con Dio solo perché un suo rappresentante non è degno del ruolo che riveste. Ecco, per fortuna nostra, cominciando da Crotone, sono tanti preti, questo non vale, questo non è valido, questo non mi piace, questo parla male, questo è sboccato, quest'altro no, questo sì, questo. E allora vai. Cioè dire, non è il rapporto umano con un uomo di chiesa che può far perdere di vista il rapporto con Dio. Sono due cose diverse. Vi ripeto, è giusto, è doveroso che noi preti siamo un po' l'espressione vivente del rapporto con Dio, ma se uno determinato prete non ci riesce a farlo, non lo sa fare, non riesce a farlo, non per questo dobbiamo perdere il contatto con Dio. Per cui io devo convincermi di questo Dio.
Intanto io penso che voi sappiate che il mondo, non questa Crotone o la nostra Terra, il mondo, l'universo, non esisteva. Questo è scientifico. Lo riconoscono tutti gli scienziati, che l'universo e soprattutto la nostra Terra, che è più studiata di ogni altro corpo celeste, ha determinati anni di vita. Addirittura, io non so a quali persone sto parlando in questo momento, ma sappiate che questo numero di anni dell'esistenza della Terra, di anno in anno, di decennio in decennio, si allontana sempre di più. Uno magari ha detto che 400 milioni di anni fa l'universo non esisteva. Poi, dopo qualche tempo, sentite che 500 milioni di anni fa non esisteva. Non lo sapremo mai, non lo sapremo mai. Questi dati che ogni tanto scopriamo è perché attraverso scavi, attraverso conoscenze che ci vengono da determinati riferimenti, questi che studiano l'esistenza del mondo ti dicono risale a tante migliaia, milioni di anni. Allora, la logica. Se una cosa non esisteva e oggi esiste, deve esserci stato qualcuno che l'ha fatto o che l'ha determinato. Voi cosa pensereste di me se io, mostrandovi questa penna, vi dicessi: vedi, questa penna si è fatta da sola? Mi direste: è impazzito questo. Allora, questa penna, che vale sì e no 50 centesimi, non si è potuta fare da sola, e l'universo, con tutta la sua ampiezza, grandezza, immensità, bellezza, si è fatto da solo. E allora vedete come questi scienziati, che una volta parlavano di così si è fatto da solo, no? A un certo punto sono stati costretti a riconoscere che c'è stato qualcosa che ha determinato questa esistenza, e si è cominciato a parlare di un bang, che poi, detto poi in termine volgarizzato perché tutti capiscono, una esplosione atomica. Qualcuno l'ha dovuto determinare. E noi diciamo un essere superiore e gli abbiamo dato un nome, Dio. È un nome nostro. Non è Dio, non ha detto io mi chiamo Dio. A Mosè ha detto: io sono colui che è, perché Dio, che è eterno, non dice, non può dire: io sono l'uomo, che colui che è venuto 500 miliardi di anni fa. No, colui che è, il verbo, il modo verbale di Dio è il presente indicativo. Dio. E allora io intanto comincio a capire che c'è un essere superiore a noi, incomprensibile fisicamente. Io non posso studiarlo, perché Dio non è un oggetto di studio, non è una materia, non è qualcosa che si apprende da un libro. Dio bisogna incontrarlo. E il modo di solito per incontrarsi, come anche nel modo umano, io mi incontro con una persona, se non ci conosciamo ci presentano, piacere, molto lieto di conoscerla, e comincia una conoscenza reciproca, che se si ha un certo interesse noi approfondiamo.
Allora dice, ti aspetto domani, ci vediamo dopodomani. Io scendo da casa a quest'ora, ci incontriamo al bar, ci prendiamo un caffè, poi da cosa nasce cosa, questo incontro, che è stato un incontro di conoscenza, diventa amicizia, a volte profonda, grandissimi amici che condividono la mensa, condividono il divertimento, avvicinano le rispettive famiglie. L'amicizia. Da questa amicizia poi può nascere una parentela, eccetera, eccetera. Le varie fasi umane della vita. Ma vedete, c'è un inizio. Dio, come lo conosco Dio? Dio non è un qualcuno che dice quello è Dio, vedi? Dio è dovunque. Tu sei dovunque, oh Signore. Qualcuno che mi dice io non ho tempo per andare in chiesa perché sono occupato dalla mattina alla sera fino a tardi. Guarda che Dio è anche in casa tua, anzi è dentro di te. Ce l'ha detto questa bellissima preghiera, in chiesa, in famiglia, a scuola, al bar, al lavoro. Sei sempre, sei dappertutto, perché prima di tutto è dentro di noi. Ecco tutto il segreto. È dentro di noi. E se non è dentro di noi, non lo troviamo da nessuna parte. Per cui l'uomo, a un certo punto, una volta che ha avuto questa conoscenza, direi superficiale, di Dio, se una persona pensante cerca di saperne di più di Dio e capisce che ha un modo per entrare in comunione con questa entità, che si chiama preghiera. Quando pregate, Gesù, Matteo, Vangelo di San Matteo, capitolo 6, quando pregate non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Vedete, io prego. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa, zero. Tu invece, quando preghi, entra nella tua stanza e chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Che non vuol dire entrare in una stanza, chiudere una porta, significa appartarmi in modo tale che questo momento di rapporto con Dio non sia disturbato da niente e da nessuno. Io ho avuto modo di vedere, ricordo che ero in viaggio con dei parenti in macchina, ci siamo fermati a un motel, erano le 5 del pomeriggio, insieme con noi è sceso dalla sua macchina un distinto signore che ha aperto il retro della sua macchina, il portabagagli, ha preso un tappetino, si è isolato in una piccola radura erbosa che era vicino al motel, l'ha messo per terra il tappetino, si è inginocchiato con la faccia rivolta alla Mecca, cioè a dire a est, dove sorge il sole, e si è messo a pregare. I musulmani fanno così 5 volte al giorno, all'alba, durante la mattinata,
a mezzogiorno, alle 5 del pomeriggio, la sera. Si raccolgono molti nelle loro moschee, quelli che possono andarci, e fanno questo, sono richiamati a queste ore dal muezzin, che dall'alto dei minareti, sono una specie di campanili che ci sono a fianco alle moschee, una volta lo facevano a voce, poi con gli altoparlanti, adesso è un disco che gira. E 5 volte al giorno si invita il popolo di Dio a pregare. E i musulmani, dovunque si trovino, prendono il loro tappetino, portano con sé, si mettono in un luogo appartato, non in mezzo alla piazza Pitagora, ma lì in un luogo appartato, in un'aiuola, dovunque sia, e il volto rivolto alla Mecca pregano. Pregano con tutti gli altri milioni di musulmani esistenti sulla terra, che in ogni luogo, e soprattutto chi può andarci, chi si trova vicino nelle sinagoghe, pregano Dio 5 volte al giorno. E questa preghiera, se voi la sentiste, è meravigliosa. È cantata dal muezzin. E Dio viene invocato con nomi meravigliosi 99 volte. Perché 99? Perché 100 è Dio che completa il tutto. Il grande, l'immenso, il meraviglioso, il potente, l'onnipotente, l'onnipresente. Non li ricordo tutti, ma sono un titolo sempre più bello dell'altro per decantare l'immensa bellezza e potenza di Dio. Ecco qui. Però voi dovete anche comprendere che, insomma, io in mezzo alla strada non mi metterei a pregare, cioè, guardate che pochi, insomma. Ecco Gesù che dice: entra nella tua stanza, che può non essere una stanza, può essere un luogo appartato dove non c'è nessuno in quel momento. Non vuol dire nemmeno chiudere la porta, perché magari non c'è nessuno in giro, quindi posso stare anche con la porta aperta. E parla col Padre tuo. Ecco la preghiera, è un parlare col Padre, un dialogo. Ma non avete detto, poteste dirmi voi, che il dialogo è due persone che si parlano. Dio non l'ho mai sentito parlare. È una brutta cosa questa. Perché se tu veramente avessi pregato, ecco l'esperienza della preghiera. Se tu avessi veramente pregato con quello che si chiama preghiera e non, vedi, ho giocato all'otto, devo fare l'esame, mio figlio ha gli esami, mio figlio deve trovare un posto, eccetera, eccetera. Questo non è preghiera, questi sono i miei bisogni che ti dico e basta. La preghiera può essere addirittura un litigio col Signore, Signore, ma insomma, non hai compassione di me, ma vedi quanti guai che mi capita, c'è mio figlio così, c'è mia moglie così, c'è questo, in ufficio mi fanno i chiodi, eh? Ma tu dove sei? Ma io ti voglio tanto bene, ma tu perché non mi aiuti? Ma perché? Ti sei dimenticato di me? Un litigio. Poi io taccio perché mi sono stancato. E sento una gran pace dentro di me. Ero tanto irritato, tanto nervoso, tanto arrabbiato. È lui che mi sta rispondendo. Grazie per l'ascolto. Alla prossima trasmissione. Lord col patotum della città largo. La 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 la. Resta bottega che l'alba già presto.
melancolità.